Lotta, ci prova fino in fondo, ma alla fine la Betalan Capodorlando è costretta a cedere a Trento al termine di una partita molto intensa. In una serata in cui Delash sfodera una prestazione maiuscola e Fittipaldo si trasforma da realizzatore in un assist, 13 alla fine per lui, ai paladini mancano un po' le forze nel finale, oltre che l'apporto di Arci, ma è entrato pienamente in partita. Nel primo quarto Capodorlando trova punti sotto il ferro con Delash ed Arci, ma soffre Trento sul perimetro. La formazione di casa non sbaglia praticamente mai e chiude un primo parziale da 31 punti, al quale comunque i paladini rispondono con ben 25 punti segnati. La linea verde di Capodorlando si esalta in avvio di seconda frazione. La Quintana e Sojanovic portano almeno 2. Trento reagisce ancora da fuori, ma i biancazzurri non demordono e concretizzano addirittura il sorpasso con un parziale di 10-2 grazie a Diner e Delash, 38-39 al 17. A respingere dietro l'Orlandina è però Flaccadori, che con la terza tripla su 3 tentativi rivitalizza i padroni di casa. All'intervallo così è 45-39 per Trento. Al ritorno sul parquet Delash sfora la doppia cifra nel pitturato, ma la Betalan praticamente è tutta qui in attacco. 55-43 al 23, poi Trento alterna soluzioni da fuori a quelle da dentro e l'Orlandina sembra non riuscire a contenerla. La gara diventa fisica, si alza l'asticella dell'intensità. Il terzo quarto termina con i padroni di casa avanti 61-54. Baldirossi segna, subisce fallo e realizza anche l'aggiuntivo. La Betalan però non molla e torna sul meno 4 a 6 dal termine ed ha la palla per tornare a un solo possesso di svantaggio, ma la spreca. A 3 dalla fine continua ad essere il croato Mario Delash la soluzione più efficace in attacco per i biancazzurri. Poi però vince Trento. Per i padroni di casa, alla fine, 14 di Flaccadori e Jefferson, 11 di Baldirossi e Dog. Per la Betalan, 12 di La Quintana, 19 di Delash e 10 di Drake Diner.